primo pensiero va ai 20 tifosi che sono venuti a seguirci dopo la partita che abbiamo perso in casa, e quindi il grazie va ai tifosi che hanno creduto in noi e che ci hanno seguito, una trasferta indubbiamente impegnativa anche per i tifosi. Il secondo pensiero va ai tifosi invece che di Scafati, che dopo la prima sicuramente non è che gli abbiamo dato un bel biglietto da visita per spingerli a tornare, quindi spero che questa partita rimetta un po' le cose a posto per la fiducia che dovranno riporre in noi. E poi il pensiero va ovviamente ai miei ragazzi, ai giocatori, sono stati splendidi, complimenti vanno a loro per come hanno reagito a una partita persa in casa, con tutto quello che implica, perché ti può portare ovviamente a pensare che tutto quello che hai fatto fino a quel momento potesse essere non giusto, non corretto, quindi rimette in discussione tutto. Riuscire a venire qui e a vincere contro Legnano, che ha fatto una partita eccellente a Treviglio in un campo difficile, insomma, direi che penso che abbiamo meritato, credo che non abbiamo rubato nulla, che sia stata da parte nostra sicuramente una partita di buona pallacanestro, dove abbiamo condotto abbastanza, credo, tutto quanto la partita, e quindi ripeto, complimenti ai miei giocatori. Fargli adesso i complimenti è facile dopo una vittoria, ma io lunedì mattina, nella riunione dopo che avevamo perso la partita, la prima cosa che ho detto ai ragazzi è stata quella che io non facevo il tifoso e soprattutto ero uno che si ricordava quello che loro avevano fatto per 7 settimane, che quindi una partita storta dove probabilmente io avevo le mie responsabilità per non essere riuscito a trasmettere quello che dovevo, non mi potevo certo dimenticare di quanto di buono avevamo fatto nel precampionato, che quindi resettavamo tutto, cercavamo di capire perché avevamo perso quella partita e ci preparavamo con fiducia, come abbiamo fatto per 7 settimane, per affrontare Legnano. Direi che insomma ci siamo riusciti abbastanza bene. Raffa ha fatto il lavoro suo, ci mancherebbe, chi è che non vorrebbe un giocatore come Raffa? Io sono contento dei miei, ma credo che qualsiasi allenatore apprezza un giocatore come Anthony, perché noi sapevamo che lui tira da 1 metro o anche 2 metri fuori dalla linea. È un giocatore che ha personalità e spessore oltre al talento per far canestro, quindi in una situazione dove una squadra è in quel momento in difficoltà è ovvio che si aggrappa a un giocatore come Raffa, e quindi ero abbastanza infastidito di questo, che ci eravamo dimenticati che bisognava marcarlo anche 1,5 metri fuori dalla linea 3 punti. A Legnano una squadra da un po' una sorta d'anguilla, perché dove la prendi ti scappa dall'altra parte, nel senso che Giancarlo ha allestito una squadra con l'imprevedibilità di lunghi dinamici che possono giocare bene fronte a canestro e spalla a canestro, quindi per chi ci deve giocare contro diventa difficile poter prevedere un piano tattico che abbia delle cose certe su un settore, e quindi devi tatticamente gestirla in un modo per cercare di fare le contromosse. Adesso se noi siamo riusciti a fare contromosse non lo so, io penso dei miei e quindi penso che la mia squadra ha fatto la partita che voleva fare, poi Giancarlo sicuramente sa meglio di me quello che ha fatto Legnano.